Che bello questo cartellone! Però io oggi direi che andiamo ad esplorare i fondali marini per trovare il tempio sottomarino, che poi ci servirà per fare un sacco di cose. E lo faremo insieme ai miei amici, che adesso li sposto. Guardiamo, vediamo un attimo. Allora, ciao nonno e ciao, ciao. Nick! Ciao! Allora, bene, bene, venite qua. Io sono tipo sull'altro piano, qua, da questa parte, qua. Dietro di voi, eccoci. Qua. Ciao! Ah, eccoti, allora, ciao! Ciao! Adesso sapete cosa dovremmo andare a fare, cari miei amici? Dobbiamo andare ad esplorare i fondali sottomarini più profondi, perché dobbiamo trovare... Figo. Dobbiamo che trovare bello. Il tempio sottomarino magico, quello là più... Quindi... Mamma mia, quello più... Esattamente. Quindi direi di metterci in viaggio sempre più avanti. Ok. Ma, scusate un attimo, da questa parte c'è il mare, giusto? Sì, no. Però è veramente tanto distante. Esatto. Ok, allora avremo un bel po' da camminare. Vabbè, dobbiamo passare tanti biomi, mi sa, Lo penso anch'io. Ma com'è che tanti biomi? Ma che caspita? Ma io mi ricordo che era vicino, tipo il mare. Ci mettiamo un quarto d'ora. Ma mi non sa è vero. Ah, no, aspetta. Mi sa che siamo un po' stupidi. Ma perché? Cosa stai dicendo? Perché il mare è da quella parte. Esatto. Ah, è da questa parte, va bene. Hai sì, ragione. Anche da questa parte. Anche da questa. Insomma, ci sono tanti mari possibili. Dove siamo in un'isola gigante, in pratica. No, ma davvero? Sì. In realtà è qua dove c'è anche il castello. Tipo. Ok, bene. La più avanti. Non parliamoci addosso, però, mannaggia voi. Perché vi ho sentito che già eravate tutti quanti pronti a parlarvi come tipo delle orde di non vi dico cosa. Perché guardate, potrei essere offensivo. E al signor YouTube non può piacere questa cosa. Non piace. E giustamente ecco. Direi. Perché. È una cosa abbastanza dura da... Vabbè, insomma, poi in questo contesto in va cui bene, parliamo... Va bene. Sì. L'abbiamo capito. Sì. Esatto, buon intenditore, poche parole. Tu, Nick, dovresti stare più sveglio, perché, insomma, tu sei un po' morto, se posso dirlo. Ah, veramente? Sì. Comunque là in fondo vedo un villaggio. Sì, vedo un villaggio là in fondo, quindi secondo me siamo qua vicini, perché io mi ricordo che il villaggio era, appunto, indicatore più magico del mare più profondo. Siete pronti? Più o meno, sì. No, sì, siamo pronti. Ci siete. Ah, eccovi, siete là. Nick. Eccolo. Veloce, vieni qua. Non arrivo. Ti permettere mai più di restare indietro. Altrimenti la mia furia o... Si può dire? Si può dire. Perché stiamo facendo anche live sul canale Viola, che lì non si possono dire cose brutte. Tipo, no, certe sì cose che si non possono dire. Sì, ma si possono dire le parolacce, ma non si possono dire cose brutte. Infatti vi consiglio di venire ogni giorno al parte il sabato e la domenica in live dalle 15 alle 17. Il link lo trovate nella descrizione oppure nel commento se mi ricordo di metterlo, perché io ho qualche problema di memoria a volte, molto spesso. Però il mare dovrebbe essere qua vicino, ovviamente. Sì, in teoria sì. Ripeto, se volete venire, venite per favore, cioè nel senso, ci farebbe molto piacere. La vostra compagnia è sempre ben accetta. Lì succedono tante cose molto divertenti. E facciamo tante belle avventure tutti quanti insieme. E adesso io direi chiaramente di craftare. Ah no, ok, ce l'ho già la crafting table, scherzavo. Però direi di craftare delle barche. Esatto. Perché va bene. Le barchette sono molto utili per trovare il fondale sottomarino. No, il fondale, scusate, il coso là, come caspita si chiama? Avete capito? Sì, quello l'esempio. Lì. Quello lì, certo. E dato che comunque voi due andate insieme, io vado da solo. Ciao, forza. Vabbè, guido io, va bene. Esatto, e non ti... No, capito. Vabbè, se l'è fatta anche lui. Va bene, ok, perfetto. Andiamo, amici, alla ricerca dell'avventura nei profondali più marini sottomarosi dell'universamente universale. Più Mamma belli mia. Di universo di Spruspre. Quanta roba. Andale, o creature del male, verso l'infinito ed oltre, perché noi raggiungeremo l'aldilà come prodi avventurieri. Beh, in che senso l'aldilà? No, nel senso, come prodi avventurieri, nel senso quando moriremo, fra tanto tempo, raggiungeremo l'aldilà come dei prodi avventurieri e degli eroi che avranno scoperto i fondali più marini di tutto Minecraft. Vi piace questa cosa? A me piace molto. Assolutamente no. Ma porca miseria. Tu parte che hai 200.000 anni, quindi non voglio me... morire. Tu fra poco, diciamo che hai vissuto una vita lunga. Tu diciamo, no? Potresti. Vabbè, anche lunga. Molto. Spero molto di viverne lunga. Ancora tanti di anni. Beh, certo, giustamente nessuno vuole. Vabbè, comunque evitiamo di parlare di queste cose molto triste. Esatto. Invece concentriamoci sul... Ah, ragazzi, non abbiamo preso una cosa molto importante. Praticamente la night vision. No, secondo me, no, invece, vero che Nick, che c'hai le pozioni, vero? Sì. Oh, Nick, ce l'hai le pozioni? Sì. Ok, pensi di sì, bene, perfetto, l'importante è questo. No, perché non mi stava rispondendo, io mi ricordo di avertele date, deficiente, perché non mi stavi rispondendo? Ah, è stupido, poverino.
Nick, ma sei sveglio? Sveglia, ti parla. No, sono sveglio, sono un po'. Un attimo, un po'. Vedo. Ma perché? Ma che cosa ti succede, Nick? Non morire. Stai vivo, insomma. Non è ancora tempo di morire. Magari dopo il tempio, sì, ma capito. Adesso no. Su Minecraft, ovviamente, si intende sempre. Morire su Minecraft. Esatto, comunque, esatto. Specifichiamo. Sto caspita di tempio è da mezz'ora che stiamo viaggiando, ma non stiamo trovando. Ma infatti, questo sembra più un lago enorme più che un oceano. Amici, siamo arrivati. Vero, nonno? Sì. Oh, bene. Perché stava parlando questo imbecille, non si sa perché. Allora, forza, andiamo comunque. Andiamo al tempio sotto Maria. Andiamo. Andiamo. Qua sotto. Oh, yeah, che bello. Oddio, i guardiani, che brutti. Stai zitto, loser. Esattamente. Ecco, allora, entriamo da davanti. Venite dietro di me. Non perdetemi mai di vista. Chiaro? Ci sono qua. No, ma è pieno di pesci brutti. Ma beviamo lo so. Entriamo lì. Porca davanti. Porca miseria. Aio! No, sto guaia. Ok, le pozioni, è vero. Le pozioni. Mi stavo scordando le pozioni. Avete proprio ragione. Porca miseria, raga. Meno male che ve l'avete ricordato voi. Forza, ammazziamo tutti. Ah, no, mi allora, sto morendo. Non urlare e parla bene, per favore. Ok, scusa, sono un po' in panico. Lo so, anch'io sono in panico, ma cerchiamo di parlare, di intrattenere, piuttosto che di impanicarci, perché in questo caso non serve assolutamente a niente. Sì, ma sti cosi stanno rompendo le palle. No, raga, mi stanno ammazzando. Ok, aspetta. Vieni qua, ti salvo io. Ho le mele d'oro. D'aiuto. Grazie del salvataggio, mamma mia, che gentilezza. Allora, vedi? Stiamo attenti, perché io qua ho tutte le pozioni del caso, ragazzi. Ho quella di Water Breathing e di come cazzo si chiama, di Night Vision, che chiaramente sono utilissime tutte quante. E Nick, dove stai andando? Qua. Stiamo uccidendo i mostri. Esatto. Non andare troppo distante, perché sennò io so che tu ti perdi. A parte che lo so bene. Tutti ci perdiamo così. Allora, dobbiamo trovare lo scopo di questa cosa, è trovare, diciamo, il tempio, giusto? Qual era lo scopo? Il centro. Ok, esatto, il centro, quello là bello che ti dà tutto. Dove c'è il guardiano boss. Quello gigante. Esatto. Boss. E dobbiamo ucciderne tipo tre, giusto? O uno, cioè? Forse. No, non mi solo uno. È solo uno. E poi c'è il tesoro. Ok, esatto. Nonno, non interromperti più, però, mannaggia te. Scusa. E invece, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare appunto a trovare questo coso. Però dove si trova? Esatto. Voi avete qualche idea? Oh. No. Dobbiamo esplorare. Dobbiamo esplorare, sì. Quindi andiamo. Forza. Ho creato. Dove sei? Del male. Io persi. Non mi dire. Fermo, Nick. Okay, Nick. Allora, Nick, vieni qua. Dietro di me. Dietro di me. Allora, è da questa parte, amici, vero? Non lo credo so. Credo di no, sì. Non lo so. Come? Cosa vuol dire? Credo di no, non lo so. Sì, non lo so. Cosa vuol dire? Siamo un po' confusi. No, dietro, dietro. No. Da questa parte si usciva, ragazzi. Non è da questa esatto. parte. Ma dove? Allora, noi lo stiamo cercando di. Su di qui, tipo, forse. Dovremmo scavare. No, non è da questa parte. Ci siamo già stati qua sopra. Nonno vecchio, smemorato. Lo so, ma è l'età dopo tutto, no? Ancora. Quello che Riccardo bisognava scavare. Oh, l'ho trovato, è qui. Dov'è? Fammi vedere. Salghi. Oh yeah, bravo, molto è bene. È da questa parte, pieno di sì, era mostri. Questa parte. Ok. Non è giù. Mannaggia questi labirinti strani. Andiamo, forza, Nick, brutto stupido. Oddio, che bello. L'abbiamo trovato, questo... è il centro qui. Sì, e bisognava rompere però. Ma prima... qua, per rompere... prima però comunque dobbiamo uccidere i guardian, ragazzi. Ah, perché sì, esatto. Non dobbiamo trovare sto posto. Prima dobbiamo cercare il guardian. Dove caspita si trova quel tizio là? Non ne ho idea, mi sta sopra ancora. Sopra. Ah, mannaggia. Come facciamo? Dobbiamo... Serviamo delle spugne, così potremo aspirare l'acqua. È vero. Però, vabbè, sentite, andiamo da questa parte. No, mi sono buggato. Ah, porca miseria. Attento. Aiuto. Bene. Sto rischiando. Quindi. Tranquillo, forza, venite. Allora, venite dietro di me. Venite arriviamo. Dietro di me ogni volta. Eccoti. Nick sotto, dove caspita sei? Eccoti qua. Andando sopra. Allora, dobbiamo andare a cercare il guardian, perché sennò non va bene. Cioè, non possiamo. Ma è proprio il piani più alti quello. Esatto. Tu dici? Allora dobbiamo andare. Sì, esatto. Quello sono scrofone. Ma dove. Scavando non va. Okay. No, scavando non possiamo. Allora, da quest'altra parte, per forza, mannaggia. È complicatissimo, ragazzi. Dov'è che si sale? Da questa parte, forse? Fermi un attimo. Sì. Ok, mi raccomando, non perdiamoci mai di vista, mai. Cosa non vuoi? Non di là. Ho capito, dobbiamo esplorare, cosa vuol dire non di là? Mi sa che l'ha trovato, da sta parte. Da questa parte. No, non l'ho trovato, mentre si dovrebbe andare di qua. Ok, va bene, mi fido, Io mi fido. Ok, forza, andiamo. No. Via. Ecco, forse qui. Aia, qui. No, mi sono baccato. Non è qui. No, forse non è sotto. Qua. Non lo so, mannaggia, è complicatissimo, guardate, cioè, no, nel senso dobbiamo... però, allora, non parliamoci sopra, mannaggia. Oh, porca puzzolona. Cosa?
Porca puzzolona, dobbiamo stare attentissimi, sennò qua va a finire male. Ah, però forse da questa parte sta, vediamo un attimo. Ti prego, dimmi che da questa parte. Dai, per favore, dimmi. Se volete provo a distruggere comunque. L'ho trovato, ma ovviamente. L'ho trovato? Ok, l'ho trovato. Ma che perfetto. Bravo. Nonna, ma ci sei. Brutto. Sì, è orribilmente. È un cesso. Aiutateci. No, non si dice. Ok, scusa. Perfetto, però aiutatemi, perché body shaming, ti sto aiutando. Arrivo. Sì, non è body shaming. Vabbè, stavi parlando del coso là, come caspita si chiama il tizio. Devo mettere la musica bella. Ok, perfetto. L'ho messa, l'importante è questo. Dobbiamo avere le pozioni. Le pozioni, io è vero. Mi devo curare, aiuto. Quanto manca, Nick? Dici un po'. E allora Nick. Mancano due minuti alla respirazione e 2 minuti alla visione notturna. Ma se io ti dico di rispondermi presto, cos'è che ti blocca dal farlo? Devi rispondermi subito. Stai concentrato. Sto leggendo, scusa. Non leggere, stai concentrato. E poi puoi fare 2 cose contemporaneamente, non è difficile parlare. Cioè va bene, nel senso, concentrati. Non pensare ad altro, solo a parlare, nel caso a leggere in questo caso. Ma abbiamo ucciso quel tizio brutto? Sì, è scomparso, quindi sì. Ce n'è solo uno per caso, domanda? Sì. Ok, perfetto, allora Nick, dammi un secchio di latte immediatamente. L'hai portato, giusto? L'hai portato? No, tu l'hai portato. Dimmi che l'hai portato, ti prego. Cosa? L'hai portato. Il secchio di latte? Oh! No, non l'ho portato. Aspetta. Come? Controlla meglio, ce sì, l'hai. Sì, sì, ce l'ho. Ne ho due, però, non ne ho tanti. E stai concentrato? Come non ne hai? Ma va bene. Ne ho solo due. Ma se eravamo in tre, tu come caspita ti è venuto in mente di portarne due? Scusami. Non è colpa mia. Non è colpa tua. È sopra di te. Dov'è? Te lo do. Tieni. Cosa mi dai? Ma smettila che sei un pervertito. Ti do il latte, l'ho appena fatto. Oh, okay. No, mi dissocio. Nick, dove sei finito? Perché mi porto le mucche alla dietro. Stanza del coso. Alla stanza centrale. Ma chi ti ha dato l'autorizzazione? Nick, chi ti ha dato l'autorizzazione di andare? Chi caspita ti ha dato? Devi stare vicino. Hai capito che devi stare vicino? Cosa devi fare? Devo stare vicino a te. Ok, allora adesso bevo. Esatto, beviamo le pozioni. E il water breathing, ovviamente, sono qua mi ammazza sto coso. Perfetto. Ok, adesso possiamo andare alla stanza centrale e distruggere sto blocco. E abbiamo preso il tesoro, in teoria, no? Giusto? Allora, distruggete voi perché io già mi sono rotto le pappole. Però ok, comunque faccio io. Si fa, è fattibile. No, si fa. Ma tipo, se anche se ti metto qua, è molto più veloce. Vabbè, in effetti sì, sono stupido. Però, concentriamoci a rompere questo. Un altro! Cosa è successo? No, è vero, ce n'è un altro, raga, perché ce ne sono 3. Io mi ricordavo ce ne fossero 3. Ah. Aspetta, no. Comunque, provo comunque a distruggere. Ma è inutile. No, non si può. È impossibile, guardate, mi sa che dobbiamo andare a distruggere pure gli altri, però. Mi sa anche a me. Ma dove siamo allora? Bevi il latte, bravo. Ok, ci siamo ragazzi, abbiamo raggiunto la fortezza, esatto. L'ultimo, dobbiamo ucciderlo, possiamo fare di tutto. Nick, tu sei andato fuori nel frammente a prendere il latte, giusto? Sì. Ok, perfetto. Okay. Allora, dopo ce lo dai, intanto andiamo alla stanza centrale, che è la più importante. E poi ce ne sono Corriamo. Di più, mi sa. Intanto, allora, io mentre sono andato in giro a trovare appunto questi guardiani, ho visto che ci sono altre stanze con dei tesori. In più ho visto anche tipo la stanza con le spugne, ma non potevo raccoglierle perché chiaramente c'era questo, insomma, questo effetto che non si può raccogliere, chiaramente, perché il guardiano cattivo ti fa tutto quanto. Ah, siamo alla stanza iniziale, via! Via. No, via. Mannaggia, ma no, sei morto? Sopra la... Mi sa che è morto. Vabbè, dai. Vieni, Nick, ci siamo solo io e te in questo momento. Esatto. No, da questa parte. Qua, non è via. Via. Amici, sono vivo. Eccoti. Ciao, vieni. Sto morendo. Ecco qua. Come stai morendo? Cosa vuol dire stai morendo? Ho poco capito, devo mangiare. Ok, mangia. Ok, perfetto. Adesso possiamo scavare perché ho bevuto il latte. Anche Nick sta bevendo un sacco di latte. Pure il nonno. Io non ce l'ho. Ah, come non ce l'hai? Vabbè, l'importante è che noi prendiamo tutto quest'oro, perché esatto. L'oro ci serve sia per fare le mele d'oro buonissime. E poi... Attenzione! No, Dennis! No, stavo morendo. Però ho ancora water breathing, quindi tranquillissimo. Mamma mia! Davvero, perché stava finendo, davvero, stava completamente finendo. Però, immagino. Per fortuna. Bene, abbiamo preso tutto quest'oro che possiamo anche utilizzare per, diciamo, per fare le altre cose. Intanto io direi di bere altre pozioni e poi niente, di andarcene via a casa, perché mi sa che tipo, razziamo un altro po' questo diciamo, posto qua bellissimo e poi dopo ce ne andiamo a casa. Ragazzi, io vi ringrazio moltissimo perché ci siete sempre, siete bellissimi. E commentate con un emoji di un pesciolone, tipo un pesciolone grosso, tipo un delfino o tipo la balena che c'è. È va bellissimo. Bene.
Perché appunto siamo in tema marino, quindi dobbiamo per forza. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!